Marino, non ci siamo visti né sentiti, diciamo così, in settimana. Che cosa ha insegnato la sconfitta di Varese? No, ogni tanto ci può stare, ci deve ogni, diciamo, partita che, dove magari in determinati episodi sono stati commessi degli errori, deve servire a crescere, quindi la dobbiamo prendere in questo senso. Diciamo che forse è la prima volta in cui la squadra ha denunciato qualche problema di equilibrio tra le due fasi, la mettiamo così. Ma io non credo, quando, se la vostra opinione è questa, la rispetto, però io credo che quando non c'è equilibrio magari la squadra ti mette sotto, la squadra crea in continuazione dal punto di vista di gioco, ti è superiore, questo magari non si è visto tanto, si è visto che la squadra ha fatto una buona prestazione, abbiamo subito dei gol, certamente ci sono stati degli errori, però la squadra, diciamo, non è mai stata in inferiorità numerica o anche fino all'ultimo gol siamo sempre stati in superiorità numerica rispetto agli avversari, quindi sono delle disattenzioni che capitano a noi ma capitano anche alle altre squadre. Ogni gol che si fa o si subisce c'è sempre anche una percentuale di errore, magari nel nostro caso nella stessa azione ce ne sono stati più di uno, però ripeto, sono secondo me episodi circoscritti e si possono e si devono migliorare, perché sono disattenzioni che possono, diciamo così, essere limitate con più applicazione, ecco, perciò ripeto, dobbiamo alzare tantissimo l'asticella dell'attenzione in determinate situazioni di gioco, ecco, perché a volte la foga di voler vincere a tutti i costi ci lascia qualche problema, ecco, quindi.